comunque fa confermare la tonalità di Do, dopo questa sostituzione fa il secondo quinto primo in maggiore, quindi siamo in tonalità maggiore, Re minore, Sol settima e Do. Dopo questa vedi sequenza di Fa minore, Mi diminuito con la settima diminuita, Mi di settima diminuita, e poi fai il secondo quinto primo. Troverai degli studi in PDF, te ne suono uno, vale la raccomandazione che ti consiglio di vedere la lezione improvvisazione sul secondo quinto primo in maggiore, sono parecchi video, parecchi esercizi, e anche ovviamente ti consiglio Autumn Leaves, Blue Bossa, sono proprio propedeutici. Alla fine sono 4-5 brani che seguono un filo logico di difficoltà crescente, no? Quindi è molto utile che studi secondo quinto primo in maggiore, in minore, Autumn Leaves, Blue Bossa, questo qua, Tech Dea Train, e poi gli altri, vabbè. Quindi ti rimando agli esercizi sugli accordi, le note cordali. Questo è Re semidiminuito, Sol settima e Do. Sul Re semidiminuito posso suonare l'arpeggio diminuito. Infatti, in questo studio melodico, che ti dà, come tutti gli altri, ti dà, facendolo e trasportandolo in più tonalità, ti permette di acquisire il fraseggio. Lo studio fa così. Sui cambi di accordi in maniera efficace, posso dire. Vediamo una seconda idea, poi trovi gli esempi. Vedi, ti consiglio di tenere davanti lo spartito Night and Day in Do maggiore, quello del Real Book, che poi trovi anche nel materiale che hai scaricato. Vedi, allora io inizio con Re minore, Re semidiminuito. 1, 2, 3.